Diazepine, che in sigla diventano BDZ a lettere maiuscole, sono farmaci che hanno rivestono tuttora nella storia della terapia farmacologica dei disturbi psichici, rivestono un'importanza notevolissima. Basti dire che attualmente, anche se non sono sostenute, sono alle benzodiazepine appartengono molecole che di vecchia data, tutte molto datate, perché di fatto ricerca biochimica e farmacologica nello scoprire nuove benzodiazepine non si fa più da circa 30 anni, addirittura 25 anni almeno. Le benzodiazepine sono delle piccole molecole, sono tante fra l'altro, in Italia ce ne sono in commercio più di 20, sono piccole molecole che vanno a interloquire con i recettori del sistema del GABA ammino butirico. Detto così sembra una cosa molto difficile. Vuol dire che regolano all'interno del sistema nervoso centrale il passaggio di alcuni determinati ioni, di alcune piccole sostanze, fra l'interno e l'esterno della cellula nervosa e anche fra l'interno e l'esterno della fibra nervosa. Facendo questo e agendo appunto come regolatori dei recettori dell'acido gamma-aminobutirrico, che si chiama GABA, G-A-B-A, determinano una riduzione della tensione. Difatti riducono la tensione muscolare, riducono la tensione psichica, riducono anche fortemente l'ansia, inducono sonnolenza e possono aiutare anche molto bene le persone a dormire. Le benzodiazepine sono soggette, hanno un difetto, che sono soggette ad autosomministrazione. Cioè l'effetto della benzodiazepina è talmente immediato e nella stragrande maggioranza dei casi è talmente bene accetto dalla persona. Sono farmaci che hanno così pochi effetti collaterali che vanno facilmente incontro ad autosomministrazione. L'autosomministrazione con gli psicofarmaci dovrebbe essere vietata per definizione, perché solo lo psichiatra, tante volte nemmeno noi psichiatri sappiamo quanto possono far bene e in che caso possono far male. Il fatto di essere farmaci di facile assunzione, che danno effetti immediati, che danno ansiolisi, quindi levano l'ansia, quindi ci fanno sentire sicuramente meglio, abbiamo preoccupazioni che non ci fanno dormire, con queste magari dormiamo meglio oppure proprio dormiamo, le rendono di fatto dei farmaci un po' pericolosi, perché molte persone prendendo benzodiazepine vanno soggette a fenomeni di dipendenza gravi, che non è se io prendo un milligrammo o due milligrammi di una sostanza non succederà mai, ma in certe persone può capitare che ne prendo sempre di più, e quando si crea una dipendenza, di fatto la benzodiazepina non è più un farmaco, non è più usato come farmaco, ma diventa proprio una sostanza da abuso, da uso, da dipendenza. E in questo senso effettivamente la cosa andrebbe molto regolamentata. Devo dire che noi psichiatri, che fino a 20 anni fa ne prescrivevamo con molta tranquillità anche grandi dosaggi, adesso siamo estremamente più cauti, diamo delle istruzioni precise, non usiamo dosaggi alti e sicuramente mettiamo in chiaro col paziente che esso paziente, per fare cambiamenti di dosaggio di queste medicine si deve sicuramente accordare con noi.
In alcuni casi, ad alti dosaggi, le benzodiazepine sono state usate con successo, e secondo me anche con molto successo, in sindromi molto gravi, come per esempio la catatonia schizofrenica o altre forme di catatonia. C'erano forme molto gravi di disturbo psichico che danno proprio luogo a blocchi motori, anche a blocchi del pensiero, a blocchi dell'affettività, cioè stiamo proprio nel campo delle malattie psichiche, dei disturbi psichici molto molto seri.